Rimane nella memoria a Venezia la tragedia di Eleonora Noventa, la diciottenne di Asseggiano che nel luglio del 2010 fu uccisa a colpi di pistola dal suo ex fidanzato che poi si tolse la vita. L'anno scorso i suoi compagni di classe dell'Istituto Luzzatti le dedicarono uno spettacolo teatrale. Ora è nato un cortometraggio, si intitola Lo Sguardo, verrà presentato al Centro Candiani a maggio ed il progetto ce lo raccontano gli stessi amici di Eleonora che hanno girato questo film. Vediamo. Io faccio il ciacchista per questo film e mi fa molto piacere perché il mondo c'è molta violenza contro le donne ed è bello far questo film intitolato Lo Sguardo, che viene anche dedicato per la nostra ex compagna Eleonora. Questo filmato comincia con una scena reale di noi due al mare e sempre in spiaggia, che io devo rifarla in spiaggia. Praticamente ci sono io e poi le impronte che si fermano, le mie continuano, cioè si fermano. Cioè, chi ha subito violenza ed è sopravvissuta non può tenersi, anche se è un grande dolore, non deve tenerselo dentro, lo deve dire agli altri perché non succeda mai più. Perché se tu lo racconti, anche se ti fa male, o racconti qualcosa di qualcun altro, come Eleonora che non può più raccontarlo, altri possono raccontarlo, lo dobbiamo dire perché non succeda più. Per tutta la storia di Eleonora, che cosa ti ricordi, che immagine ti sei fatta di questa ragazza che hai conosciuto, di quello che è venuto fuori anche dai racconti? Una ragazza innocente, era una persona molto solare, ti faceva divertire e pensare che non c'è più fa male. Vogliamo sempre ricordarla, speriamo di ricordarla.